abbiamo dedicato varie puntate a vedere quello che accade dopo la fine della Prima Guerra Mondiale in molti paesi europei, in Germania, in Francia, nel Regno Unito, in Russia recentemente, però varie volte vi ho anche detto che presto saremmo passati a vedere cosa succede in Italia, perché ovviamente il nostro paese, almeno per noi che viviamo in Italia, riveste un ruolo molto importante e particolare, anche perché effettivamente nell'immediato dopoguerra l'Italia diventa quasi un laboratorio di quello che sarebbe accaduto poi nel resto d'Europa. In Italia succedono cose che nel bene, ma anche e soprattutto nel male, saranno inevitabilmente da esempio per altri paesi, verranno replicate e creeranno scompiglio, creeranno qualcosa di inedito, perché come ben capite arriverà al potere nel giro di pochi anni anche il fascismo. Ma per capire come il fascismo va al potere, per capire quello che accade, dobbiamo partire dal 1918 ovviamente e dai mesi immediatamente successivi. Oggi cominciamo da lì, cominciamo dall'immediato dopoguerra in Italia. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 242esima puntata, l'Italia dell'immediato dopoguerra. Eccoci noi insieme, ben trovati, siamo qui per 20 minuti circa o poco più per parlare di storia del Novecento, della fase tra le due guerre mondiali, come vi ho già anticipato anche nella premessa, come stiamo vedendo da un po' di tempo. Solo che questa volta, come vi ho anticipato appunto, ci spostiamo nella penisola italiana. Una penisola italiana che diventa particolarmente interessante. Perché intanto già la guerra in Italia è stata un po' particolare, l'abbiamo detto, no? L'Italia non è entrata subito nel grande conflitto mondiale, è entrata con un anno di ritardo e tra mille polemiche, perché mentre altri paesi si erano gettati a capofitto nel conflitto, l'Italia no, l'Italia in realtà presentava una maggioranza neutralista anche in Parlamento, forse anche nel paese, però la minoranza interventista si era fatta molto sentire e alla fine aveva in un certo senso sospinto il paese dentro a questa guerra. Guerra che era stata molto problematica, che a un certo punto era diventata quasi disastrosa con la disfatta di Caporetto, e però alla fine guerra che era stata anche vittoriosa, perché nell'ultima parte, nel 1918, c'era stata la battaglia di Vittorio Veneto, c'era stata una grande ripresa ed effettivamente anche una grande vittoria. Però ecco, tutto questo aveva segnato profondamente il paese. Intanto bisogna dire che il modo in cui l'Italia è entrata in guerra aveva segnato anche la storia istituzionale di questo paese. L'Italia aveva una costituzione che era ancora lo Statuto Albertino, che ormai aveva quasi 100 anni, ne aveva 75 per intendersi, era vecchio, risaliva al 1848 e dava largo potere al sovrano e quindi al governo, che non era di per sé vincolato dal Parlamento. Lo si era visto proprio anche col Patto di Londra e con l'entrata in guerra, questa separazione forse troppo netta dal potere esecutivo, dal potere legislativo e quindi anche dal controllo popolare. E poi soprattutto, ecco, le istituzioni non sembravano molto radicate nella società, la stessa democrazia non sembrava molto radicata. In fondo il suffragio universale maschile era arrivato poco prima dello scoppio della guerra con Giolitti, mancava ancora quello femminile, e poi soprattutto i partiti di massa erano appena comparsi. Il Partito Socialista aveva, sì per carità, una ventina d'anni, il Partito Popolare doveva ancora nascere, ne parleremo a brevissimo. Il Partito Liberale di Giolitti era un partito vecchio stampo, ormai sembrava ampiamente superato. Ma poi non solo appunto le istituzioni erano ancora in divenire, anche la struttura economica del paese era piuttosto fragile. C'era stata una prima ondata di industrializzazione all'inizio del Novecento, l'avevamo visto con i governi anche di Giolitti proprio, e però appunto la nuova classe operaia era una novità. Il conflitto sociale era una novità, era stata una novità anche problematica subito prima della guerra. Ora che la guerra era finita, poteva darsi il caso che tutto scoppiasse di nuovo. In fondo, il conflitto aveva messo in sordina i problemi dell'Italia anteguerra, no? Vi ricordate che Giolitti aveva gestito anche con una certa abilità politica i contrasti, i conflitti tra borghesia e proletariato. Però questi contrasti esistevano. E anzi, la guerra rischiava di renderli ancora più forti in primo luogo, e in secondo luogo poi c'erano tante anime all'interno del paese. C'era un'anima nazionalista che si era rinfocolata con la guerra di Libia e che poi con la guerra mondiale si era ulteriormente slanciata. Pensate anche solo, per fare un esempio letterario, alla figura di Gabriele D'Annunzio e all'ascendente che ancora aveva su molti italiani. Pensate al futurismo
e all'ascendente che questa nuova corrente artistico-letteraria aveva su molti italiani, e così via, quindi movimenti dinamici anche che esaltavano la guerra, il conflitto, la nazione, e altri invece movimenti che esaltavano le masse, che esaltavano il proletariato, che esaltavano la lotta di classe. Insomma, capite che l'Italia rischia di essere un brodo di cultura di grandi conflitti sociali che qui si sentono in maniera particolarmente forte. In più la guerra rende tutto più estremo, potremmo dire. Quando un soldato torna dalla guerra, magari mutilato, ma anche quando non è mutilato, comunque con dei traumi emotivi piuttosto forti, fa fatica a riadattarsi a un clima civile, no? Questo è tipico di tutte le guerre, soprattutto delle guerre lunghe, soprattutto delle guerre che coinvolgono larghi strati della popolazione. La prima guerra mondiale è ovviamente una di queste. In tutti i paesi, e in Italia anche, chi torna dalla guerra fa fatica a riadattarsi alla chiacchiera leggera e semplice, al dibattito pubblico non animato. Chi torna alla guerra porta con sé il carico di violenza che la guerra gli ha lasciato addosso in un certo senso, e quindi quando anche discute di politica tende a farlo con toni più forti di prima. Quando si scontra con altre fazioni tende a farlo con toni anche violenti in certi casi. Si registra, ma questo in tutta Europa, l'abbiamo visto benissimo anche in Germania, una conflittualità politica molto forte, molto violenta dopo la fine della guerra, e questo si spiega anche con la natura della guerra stessa. E però appunto l'Italia, che è un paese vincitore, ma che è anche in gravi difficoltà economiche, adesso lo vedremo, vive questo al massimo grado. Perché dico in gravi difficoltà economiche? Perché certo l'Italia la guerra l'aveva vinta, ma come vi dicevo il suo apparato industriale non era ancora maturo e la guerra era stata molto complicata. Non era come la Francia, non era come il Regno Unito che avevano ormai un'industria solida, eppure anche essi avevano patito i disastri della guerra. L'Italia era un paese molto più arretrato da questo punto di vista, che aveva sofferto parecchio. E infatti nel 1919, quando di fatto la guerra è finita, quando si torna alla vita civile, ebbene la vita civile non è affatto normale. C'è una grande ondata di scioperi subito, soprattutto al nord Italia tra gli operai, ma anche nel pubblico impiego del nord. Perché? Perché c'è una grande ondata di inflazione. Come in tutti i paesi alla fine della guerra, come anche durante la guerra, c'è il cosiddetto caro vita, così lo si chiamava all'epoca, cioè i prezzi iniziano a salire. E ovviamente davanti ai prezzi che iniziano a salire, davanti alle difficoltà economiche, cosa fanno gli operai, cosa fanno la piccola borghesia? Chiedono aumenti salariali per poter tenere il passo di questo aumento del costo della vita. E fin qua, tutto sommato, niente di troppo sconvolgente, perché sono cose che avvengono un po' in tutti i paesi europei. Ma a questo primo fenomeno di scioperi di inizio 19 si lega poi subito un altro fenomeno più ampio, che è quello che riguarda sia, vabbè, un po' le città, ma soprattutto le campagne, e soprattutto le campagne della pianura padana. Bisogna dire che i contadini sono quelli che sono andati in guerra in Italia, no? L'abbiamo detto varie volte, mentre gli operai sono per lo più rimasti in città a lavorare nelle fabbriche. Gli operai tornano a casa e tornano avendo nella memoria una serie di promesse, magari fatte a mezza voce, magari dette sottovoce, che però la classe politica italiana ha fatto. Vi ricordate quando abbiamo parlato di Caporetto, ad esempio, nel 1917? Abbiamo sottolineato come il governo italiano che prende le redini della situazione, quello di Vittorio Emanuele Orlando, per riportare gli italiani a combattere, per rinvigorire il loro morale anche, lascia intendere che dopo la guerra, se l'Italia avesse vinto, ci sarebbero state ricompense in qualche misura per i contadini che fossero stati disposti a combattere, avessero gettato il cuore oltre l'ostacolo, potremmo dire, no? E quale poteva essere questa ricompensa? Beh, poteva essere la ridistribuzione della terra, una grande riforma agraria che avrebbe trasformato i contadini in piccoli proprietari terrieri. Tenete conto che la condizione dei contadini in Italia era molto deficitaria all'epoca, eh? In pianura padana gli operai delle campagne, i braccianti, erano appunto braccianti. Erano lavoratori salariati, non possedevano in genere la terra era in mano a grandi possidenti, mentre chi lavorava la terra spesso veniva assunto, pagato e sfruttato a giornata. C'erano braccianti che vivevano in certi casi in condizioni veramente, veramente misere. E questi braccianti della pianura padana avevano già da prima della guerra iniziato a riunirsi in associazioni sindacali, possiamo chiamarle così, le chiamavano leghe rosse, erano leghe
quindi associazioni di carattere socialista, vagamente socialista, che avevano appunto in mente di chiedere cambiamenti, ad esempio la socializzazione delle terre, cioè espropriarle ai grandi proprietari e metterle in comune. Al centro Italia le cose andavano forse lievemente meglio, ma non troppo meglio. Perché? Perché anche qui la condizione dei contadini era abbastanza problematica, si erano formate però in centro Italia più che leghe rosse, generalmente delle leghe bianche, cioè delle associazioni sindacali di stampo cattolico, quindi un pochino meno conflittuali, anche se comunque abbastanza agguerrite. Al sud, qual è il problema? Che anche al sud la condizione è tragica, ma al sud ci sono moltissime terre incolte e in effetti già nel 19, mentre al nord e al centro le varie leghe si danno da fare per scioperi, per conflitti, eccetera, al sud i contadini occupano direttamente le terre incolte, oppure quelle dei latifondisti che sono troppo grandi per essere controllate, quindi c'è una vera e propria occupazione delle terre. Capite che tutto questo rende il tessuto sociale italiano piuttosto ribollente, problematico, è davvero una specie di brodo sul fuoco, di sugo sul fuoco che fa le bolle, che è pronto a esplodere da un momento all'altro. E in tutto questo si aggiunge un'altra questione, che è la questione politica. Perché questo inizio 1919 in Italia non è segnato solo da operai in sciopero, impiegati in sciopero, contadini che occupano le terre o che si riuniscono in leghe sindacali, è contrassegnato anche dal fatto che il governo è in un certo senso assente. Vittorio Emanuele Orlando è capo del governo ancora in carica e il suo ministro degli esteri Sidney Sonnino, vecchio politico di razza della politica italiana, di destra, conservatore, beh, Orlando e Sonnino sono entrambi a Parigi. Perché sono a Parigi? Perché a Parigi si stanno facendo i trattati di pace, ricordate, l'abbiamo detto, alla fine della guerra, il Trattato di Versailles, il Trattato di Saint-Germain, eccetera. I quattro grandi, cioè i quattro rappresentanti delle potenze vincitrici, sono lì che decidono cosa fare dell'Europa. Questi quattro sono Woodrow Wilson, il presidente americano, Lloyd George, il primo ministro britannico, Clemenceau, il capo del governo francese e poi appunto il nostro Vittorio Emanuele Orlando, perché l'Italia è una delle quattro potenze vincitrici della guerra. Quindi il governo è là, non può stare in un certo senso dietro a quello che accade in Italia, là a trattare, per decidere poi non solo le sorti dell'Europa, anche ovviamente le sorti dell'Italia. Solo che queste trattative, l'avevamo già anticipato, non vanno affatto bene, perché ricordate quello che accade appunto a Parigi. L'Italia si trova con un palmo di naso, potremmo dire, o quasi. Quando era entrata in guerra nel 1915, aveva firmato un patto, lo ricordate, l'abbiamo menzionato anche prima, il patto di Londra, un patto che prevedeva che se l'Italia avesse poi vinto la guerra avrebbe ottenuto una serie di terre. Trento, ad esempio, il Trentino, Trieste, benissimo, la Venezia Giulia, l'Istria, ok, e poi però anche buona parte della Dalmazia, che è la costa frastagliata e piena di isolette che oggi compone appunto la costa della Croazia, soprattutto sul mare Adriatico. Terra che era stata veneziana, che aveva una cospicua presenza italiana, italofona, eccetera. Ebbene, a Parigi, quando si inizia a discutere di questo patto di Londra, di quello che quindi spetterebbe all'Italia, però nascono dei problemi. Perché? Soprattutto per colpa di Wilson, il presidente americano, che non ha firmato quel patto di Londra. Il patto di Londra era stato fatto con gli inglesi e con i francesi, quindi gli americani ancora non c'erano. E soprattutto Wilson non vuole ritenere valido quel patto, perché dice sì, per carità l'Italia è entrata in guerra, sì, per carità l'Italia ha avuto i suoi morti e merita delle terre, però dobbiamo tenere fede anche al principio di autodeterminazione dei popoli. Vi ricordate che nei 14 punti di Wilson c'è anche forte questo principio, che poi per la verità verrà violato in molte altre occasioni, però sulla questione jugoslava Wilson vuole tenere il punto. Cosa intende dire Wilson? Vuole che l'Italia ottenga certo Trieste, certo l'Istria, però non la Dalmazia. Secondo Wilson la Dalmazia deve andare al nuovo stato che si sta configurando, quello che diventerà poi il Regno di Jugoslavia. Al momento si chiama Regno dei Serbi, dei Croati, eccetera, ma cambierà nome nel poco tempo successivo. Perché vuole che la Dalmazia finisca alla Jugoslavia? Perché vuole che questa Jugoslavia, che va a sorgere nelle terre dove c'è stato grande fermento, dove è scoppiata la guerra, Sarajevo era lì, no? Ebbene, questa nuova compagine, la Jugoslavia, deve avere una costa, deve avere dei porti importanti, deve avere modo di arricchirsi tramite il commercio. Quindi non possiamo togliere alla Jugoslavia, alla nascente Jugoslavia, tutti questi porti dalmati e quindi vanno dati a lei.
e non ovviamente all'Italia. D'altro canto, dice Wilson, guardate, in queste città costiere, certo ci sono degli italiani, ma ci sono anche degli slavi, quindi in fondo anche la Jugoslavia potrebbe accampare delle pretese su queste terre. Vittorio Emanuele Orlando protesta vivacemente, Sonnino anche lui protesta vivacemente, ma c'è poco da fare. Bisogna dire che all'Italia in cambio viene dato l'Alto Adige, che l'Italia non voleva particolarmente perché era una terra abitata principalmente da tedeschi, però sulla Dalmazia sembra non esserci spazio di trattativa. Bisogna dire però che un ultimo tentativo viene fatto da Vittorio Emanuele Orlando per ottenere almeno qualcosa. A un certo punto Orlando dice, vabbè, la Dalmazia non ce la volete dare, secondo questo principio di nazionalità per i progetti di Wilson. Possiamo anche chiudere un occhio sulla Dalmazia, ma vogliamo quantomeno la città di Fiume. Allora, Fiume è una città che sorge appena finita l'Istria. L'Istria, sapete, è quella penisola che inizia da Potrieste e poi inizia la costa dalmata. Ecco, tra l'Istria e la Dalmazia vera e propria c'è Fiume, che è all'interno di una sorta di golfo. Città abbastanza importante, porto abbastanza importante, all'epoca abitata principalmente da italiani la città. Poi c'era l'entroterra, la campagna interna che era abitata più da slavi, ma la città vera e propria di Fiume effettivamente presentava una maggioranza della popolazione di lingua italiana. Allora Orlando dice, ok, non ci date la Dalmazia, in cambio dateci almeno la città di Fiume, ci accontentiamo di questa città che inizialmente non era prevista nel patto di Londra, quindi nel patto di Londra c'era la Dalmazia, però dice, siamo pari e patta, lasciamo perdere la Dalmazia, ma dateci almeno questa città che è a maggioranza italiana, così non violiamo questo principio di nazionalità, insomma tutto torna. Questa è la proposta del governo italiano. E Wilson frena pure su questo punto. Wilson si è un po' impuntato sulla questione jugoslava e non vuole trovare compromessi, non vuole scendere a compromessi. Wilson è convinto che Orlando e Sonnino facciano tante storie, ma che al popolo italiano della Dalmazia freghi molto poco in realtà. Secondo lui è tutta una polemica interna al governo italiano. In realtà non si rende conto che anche la popolazione italiana tiene molto a quelle città, le vede soprattutto come la giusta ricompensa dopo i sacrifici della guerra. La guerra ha portato centinaia di migliaia di morti in Italia, grandi sacrifici, e bisogna anche che questa guerra sembri essere servita a qualcosa, altrimenti uno dice sono andato a morire o a perdere un braccio, a perdere un occhio, per niente. Questo chiaramente è il sentimento degli italiani. Comunque Wilson non cede, quindi dopo qualche giorno di trattativa su Fiume, anche Fiume sembra essere negata all'Italia. A quel punto Orlando e Sonnino, indignati, lasciano Parigi, se ne vanno per protesta, e a quel punto però non ottengono proprio niente, e però soprattutto nel nostro paese sulla stampa iniziano a sorgere grandi proteste. In particolare il primo a cavalcare l'onda di questa protesta è proprio D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, il poeta, che durante la guerra è partito anche volontario, ha fatto alcune azioni eroiche, ha fatto il volo su Vienna, ha fatto la beffa di Bucari, ha fatto una serie di azioni o via mare o via aria, magari non rilevantissime dal punto di vista militare, ma molto simboliche, molto significative dal punto di vista propagandistico. E D'Annunzio scrive sui giornali e inizia a dire che la vittoria italiana è stata mutilata, e lui è a coniare per la prima volta questa espressione. Vittoria mutilata cosa vuol dire? Che l'Italia sia vinto sui campi di battaglia, ha sacrificato molto, però non ha ottenuto quello che meritava. È come se le avessero amputato un braccio, una gamba, un occhio, come accadeva proprio ai soldati, no? I mutilati erano quelli che tornavano a casa dopo la guerra, dopo aver vinto la guerra, ma con un arto in meno del previsto. Così è anche la vittoria italiana. Ecco, D'Annunzio si lamenta del fatto che i grandi europei non abbiano rispettato i patti, non abbiano rispettato il sacrificio degli italiani. Bisogna dire che questo provoca una serie di proteste a livello di opinione pubblica che portano rapidamente alla caduta del governo di Orlando, alla nascita di un nuovo governo guidato da Francesco Saverio Nitti, che prova anche a convincere gli italiani che in fondo tutto sommato si sia ottenuto molto lo stesso, perché in effetti i confini italiani sono comunque allargati, ma anche Nitti non riesce più di tanto a incidere da questo punto di vista. Tanto è vero che qualche mese dopo, nel settembre del 1919, D'Annunzio, sempre cavalcando questa protesta della vittoria mutilata, riesce a imbastire un'azione che avrà un certo seguito. L'azione è quella della marcia su Fiume, dell'occupazione di Fiume. In pratica, a settembre, D'Annunzio raduna una serie di legionari, li chiama così, ex combattenti per lo più, a lui fedelissimi, e, partendo dal Friuli, avanza, piedi, in auto, verso Fiume,
arriva a Fiume e la occupa. La occupa, lui dice, per conto dell'Italia, chiedendo che venga annessa all'Italia. È un'iniziativa molto personale, un'iniziativa che non ha nessuna legittimità ovviamente, ma che nessuno si sente di impedire, perché quando arriva D'Annunzio, che è un eroe di guerra, pluridecorato, amatissimo nel nostro paese, chi volete che lo fermi? Chi volete che spari contro D'Annunzio? Quindi quando D'Annunzio proprio arriva a Fiume, nessuno ha il coraggio di impedirgli di piazzarsi a Fiume con i suoi uomini. E appunto, Fiume finisce nelle mani di D'Annunzio. Chiede lui che venga annessa all'Italia. L'Italia però dice no, come? Non possiamo annettere Fiume. I patti di Parigi dicono tutt'altro. Insomma, si arriva a una situazione di stallo, che vedremo come andrà a finire, ma sarà molto importante, perché questa operazione fiumana, questa occupazione di Fiume da parte di D'Annunzio, viene considerato il primo esempio di un nuovo laboratorio, direi proprio, di nazionalismo, di interventismo, anche di ferocia, che sarà un po', in un certo senso, il banco di prova di quello che poi proverà a fare il fascismo pochi mesi dopo, pochi anni dopo, non più a Fiume ma a Roma. Ecco, questo per fare il quadro dei primi mesi del 1919, ma in realtà non abbiamo mica finito di parlare di quest'anno, perché nel 19 si tengono anche le prime elezioni dopo la fine della guerra. Elezioni importantissime, elezioni a suffragio universale maschile con nuovi partiti, dobbiamo vederle per bene perché qualcosa di nuovo si profila all'orizzonte, ma le vedremo la prossima volta perché chiaramente ci vuole tempo e ci sono ancora tante cose da dire. Per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che, come sempre, il podcast potete ascoltarlo su tante e diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme vi ricordo anche che trovate, se volete, il podcast gemello chiamato Dentro alla Filosofia, dove ovviamente parliamo di filosofia. Se poi cercate spiegazioni su epoche diverse, vi ricordo che c'è anche un canale YouTube di video spiegazioni, ce ne sono al momento in cui registro più di 1500, di storia e di filosofia di tutte le epoche, quindi dateci un'occhiata, basta cercarmi come Ermanno Ferretti oppure come Scrip. Infine, se volete rimanere in contatto, non perdervi le puntate, sapere quando escono e altre iniziative varie, vi ricordo che ci sono i social network Facebook, Twitter, Instagram, e lì mi trovate sempre col nickname di Scrip, oppure c'è la newsletter gratuita e settimanale che trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. Lì c'è modo di lasciare la vostra email e ricevete questa newsletter gratuita una volta a settimana che fa il punto su tutto. Ultima cosa, vi ricordo che è in libreria da pochi giorni il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, un libro di filosofia ma introduttivo, spero comunque anche riflessivo, interessante, che vi permette di continuare a camminare come state facendo, magari seguendo questo canale, questi podcast, questi video, farlo anche su carta e trovare qualche stimolo interessante per voi, per la vostra vita e per la vostra riflessione. Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva in tutte le librerie digitali, fisiche, in formato cartaceo, in formato ebook, in tutti i modi possibili. Basta, ho detto tutto, ci vediamo presto per andare avanti con questo 1919 e poi 1920 e tutto quello che viene dopo in Italia, tra pochi giorni sempre qui sul podcast. Ciao, alla prossima!